Sì, una vetrina davvero straordinaria per una Calabria che vuole mostrarsi con le sue eccellenze. Ci sono tante aziende a cui abbiamo dato la possibilità di mettere in mostra i prodotti dell'enogastronomia calabrese, che deve essere un asset di sviluppo del turismo. Molti turisti conoscono la Calabria per le eccellenze enogastronomiche, allora queste devono essere il volano per farla conoscere e apprezzare sempre di più. Beh, questa è la 18ª edizione che celebra anche i 25 anni del libro Il Golosario, che ha generato tutto, ha generato questa grande fiera, ma soprattutto ha generato una nostra attenzione ai territori. Siamo partiti da Alessandria per scoprire l'Italia e abbiamo scoperto anche una grande Calabria. Beh, appunto, non è un caso, sono più di 20 anni che noi veniamo in Calabria, scopriamo i produttori, conosciamo, e soprattutto il viaggio. Abbiamo scoperto cos'è il viaggio della Calabria, cosa vuol dire fare turismo in Calabria e poi enoturismo, no? Il vino come chiave per entrare nei territori. Noi tutto questo l'abbiamo vissuto, io ho negli occhi tutti i luoghi bellissimi della Calabria, di questa Calabria straordinaria. Per cui avere come ospite d'onore la mia regione adottiva, posso dirlo, sono anche cittadino onorario di Longobardi, beh, è stato un grande regalo, anche perché poi mi è facile il racconto della Calabria, dei luoghi, dei prodotti, dei vini che stanno avendo un successo, stanno tornando a essere quello che la storia ha consegnato alla Calabria, Enotria Tellus.